Ciao a tutti, oggi preparatevi qualcosa di buono da bere, da mangiare, perché vi terrò compagnia per parecchi minuti. Qualche settimana fa vi avevo mostrato questo libro, il libro di David Icke, Il segreto più nascosto. Ve l'avevo consigliato perché appunto in questo libro è presente un capitolo intero dedicato ai cosiddetti figli di Satana, al satanismo, alle scuole misteriche di Babilonia, scuole misteriche di Babilonia che non sono altro che le odierne società segrete, ok? Quindi cambia il nome, ma fondamentalmente non cambia quello che lì fanno, cioè decidere le sorti dell'umanità, decidere il futuro dell'umanità. Decidere loro, perché loro voglio dire, decidono anche cosa integrare, no? In questa matrix, in questo mondo. Quindi molto spesso quando qualcosa nel mondo accade, noi crediamo, o meglio, le persone ignoranti credono che questa cosa sia accaduta perché i media convenzionali dicono che è accaduta, mentre chi legge questi libri e comunque ha imparato a conoscere questa matrix, sa che le cose se accadono e perché devono accadere per arrivare ad un determinato fine. Un PRS, bisogna creare un problema, aspettare la reazione e poi uscirsene con una soluzione. Loro fanno tutto. E molti mi hanno chiesto appunto, allora, c'è da dire che tanti mi dicono che non possono permettersi di comprare questo libro. Io nel senso immagino la vostra situazione ed è proprio per questo che io non vi chiedo mai nulla, nel senso non ho nemmeno avrei potuto perché il mio canale può farlo, nel senso io sul mio canale posso farlo, ma su questo canale io non ho nemmeno attivato gli abbonamenti, avrei potuto farlo. Anche perché comunque toglietevi dalla testa il fatto che chi registra video non ci mette comunque impegno e tempo, soprattutto chi ha una famiglia, ok? Quindi io ho una famiglia e nonostante questo comunque vi propongo dei contenuti su YouTube perché va in primis a me, non è che qualcuno mi punta la rivoltella alla tempia, devi necessariamente registrare perché se no. Lo faccio perché ci tengo a voi e comunque mi piace ed è ovvio che nel momento in cui tu crei un contenuto, parli anche per 50 minuti, non fa niente attivare la monetizzazione, cioè alla fine io non è che vi sto chiedendo dei soldi, è YouTube, no? Che dà soldi comunque attraverso le pubblicità a coloro che registrano i video, a coloro che creano contenuti. Quindi io non vi ho mai chiesto niente perché altrimenti avrei attivato gli abbonamenti su questo canale. Non l'ho fatto, l'unica cosa che vi chiedo è semplicemente quella di diffondere questi video, di diffondere queste tematiche. Non ho mai attivato questi abbonamenti anche sul mio canale perché so che molte persone vivono in forte difficoltà, perché me lo scrivono, con alcuni mi sento pure, ci sono veramente persone che quando mi parlano mi si stringe il cuore, proprio perché sono in serie difficoltà economiche e appunto io immagino che anche comprare un libro sia diventata una spesona. Proprio per questo motivo oggi sono qui per condividere i punti più importanti di questo capitolo, come vi dicevo, del capitolo che è intitolato I figli di Satana. Sono qui quindi per parlarvi di qualcosa di molto molto forte. Non leggerò il tutto dal libro, ma semplicemente da alcuni appunti sul mio computer, perché nel momento in cui mi vado ad imbattere in tematiche interessanti, sono sempre solita a schematizzare un po' il tutto per cercare di tenere degli appunti. Poi magari quando leggo libri di altri autori, anche lì mi appunto il tutto e poi cerco comunque di tirare le somme, di farmi così un mio pensiero. Oggi volevo condividere diciamo così, le notizie che sono presenti in questo libro e quindi appunto per questo, visto che i punti sono molti, ecco, preparatevi qualcosa di buono da bere o da mangiare e niente ragazzi, cominciamo subito. Allora, questo capitolo si intitola proprio I figli di Satana e già dal titolo potete capire che parleremo di coloro che tirano praticamente le redini di questo mondo. Si parla innanzitutto dei rituali di magia nera. I rituali di magia nera che conosciamo, ci dice Icke sotto il nome di satanismo, sono l'espressione moderna dei rituali e dei sacrifici tipici dell'antica Babilonia e delle società in cui figuravano infiltrati della confraternita. E queste confraternite erano diffuse tra i Sumeri, gli Egizi, gli Ittiti, i Cananei, solo per nominare alcune delle popolazioni che comunque hanno popolato il mondo antico. Quindi, quando si parla di società segrete, di satanismo, non parliamo di qualcosa di moderno, ok? Anche se qui dovremmo forse
non so, dividere le cose, ma magari lo faremo più avanti nel video. Quindi non stiamo parlando di un qualcosa che è nato adesso, assolutamente no. Anzi, ciò che noi vediamo adesso non è altro che una riproposizione di quello che era in passato, di quello che già esisteva in passato. Qui parliamo delle scuole misteriche di Babilonia, non so se mi spiego, di tempo nel passato. Eppure, si tratta di un processo che abbraccia tutta la storia e che vede praticamente la celebrazione degli stessi rituali in onore delle stesse divinità. E ciò è di fondamentale importanza per gli odierni iniziati della confraternita. Tu, se non dedichi te stesso a queste divinità, tra virgolette, tu non puoi ricoprire una posizione importante in questa Matrix, perché tu devi fare quello che altri ti dicono di fare. Ecco perché una persona come me non potrebbe mai ricoprire una posizione chissà quanto importante in questo sistema, perché io non mi abbasso a loro, capite? Il satanismo è solo un altro nome che va a designare il culto di queste forze negative, perché alla fine si parla di questo, no? Di venerare queste forze negative che non fanno altro che distruggere la vita degli umani. Queste forze negative, qui ci scrive Icke, sono altamente negative e distruttive e nel corso dei secoli hanno assunto diversi nomi: Nimrod, Baal, Moloch, Set, il diavolo, Lucifero e così via, no? Voglio dire, il male effettivamente lo si conosce con diversi nomi, ma noi fondamentalmente parliamo sempre di energia negativa e sappiamo bene che l'energia negativa ha svariati volti, svariate forme, eccetera, eccetera. Il satanismo corrompe qualsiasi cosa sia positiva, nello stesso modo in cui i nazisti presero un simbolo positivo, la svastica, e lo capovolsero, rendendolo appunto un simbolo negativo. Ecco perché i satanisti capovolgono il pentacolo e usano il nero come simbolo dell'oscurità, da cui deriva tra l'altro la loro messa nera. Essi capovolgono anche il simbolismo del bianco, perché per loro, ragazzi, dovete sapere che il bianco è un colore estremamente negativo. Quindi il bianco noi siamo abituati a considerarlo quasi come un colore che va comunque a, no, a collegarsi alla purezza, no, mentre per loro comunque il bianco è un colore negativo, ok? Perché appunto è l'opposto di quello che venerano loro. E sappiamo benissimo che dal punto di vista simbolico anche i colori per loro sono molto importanti. Vediamo il nero, il rosso, nei rituali sono proprio questi colori che prediligono. E lo fanno per un motivo, perché anche i colori sono energia, come pure i numeri sono energia. Le organizzazioni sataniche, sotto nomi di varie divinità, furono create dalla confraternita babilonese, ecco perché oggi noi parliamo di scuole misteriche di Babilonia, ok? Per realizzare i propri scopi. Quindi furono create queste società segrete che appunto andavano, i cui membri andavano a venerare determinate divinità per cercare di controllare l'umanità e per cercare anche di controllare gli eventi da implementare nel mondo umano, nel futuro, no? Dell'umanità. I resoconti dei guardiani e della loro progenie, i Nefilim, includono riferimenti alla loro abitudine di bere sangue. La confraternita sa che il sangue contiene l'energia della forza vitale. Bere il sangue mestruale, per loro è molto importante. E qui Ike ci scrive che per loro, non voglio essere ripetitiva, sto nuovamente per dire per loro, ma volevo dirvi che per queste famiglie bere sangue mestruale è essenziale ed è un tratto comune, ok, tra le famiglie di ibridi rettiliani o rettiliane, perché esse necessitano di sangue per vivere in questa dimensione. L'abbiamo visto, loro se vanno, no, comunque a richiedere i rituali, se comunque i membri di queste organizzazioni fanno i rituali, lo fanno proprio per aprire dei varchi, perché tu non è che nel corso di questi rituali, secondo le leggende metropolitane, vai esclusivamente a consumare sangue. No, tu attraverso l'energia della forza vitale che fai, apri dei varchi e attraverso questi varchi loro possono direttamente comunicare con questa dimensione. Quindi per loro è fonte di sostentamento. Per loro l'energia negativa che gli individui sprigionano di base è fonte di sostentamento, ma l'energia che un individuo, soprattutto se piccolo, sprigiona nel corso di un rituale, ok? Ecco perché il tutto avviene in modo rituale. Non è che loro prendono, mandano dal creatore, no. Nei rituali, purtroppo, il malcapitato viene letteralmente torturato per cercare di produrre quell'energia che a loro serve, l'energia del terrore, e loro poi se ne cibano.
Quindi per loro è molto importante, tra virgolette, succhiare questo tipo di energia per appunto avere un collegamento, un portale aperto con questa dimensione. E il sangue mestruale era noto come fuoco stellare o essenza lunare femminile. Il ciclo mestruale femminile è governato dai cicli della luna e il sangue contiene appunto quell'energia. Si pensa che i suoi componenti assicurino lunga vita. In India questa sostanza veniva chiamata soma, in Grecia invece veniva chiamata ambrosia. Si diceva giustamente che fosse il nettare degli dei, gli dei rettiliani, che appunto per tradizione, come ben sappiamo, consumano questo tipo di sangue. Ma queste del resto sono tutte balle, leggende metropolitane. Io alla fine non sto facendo altro che condividere con voi delle finzioni da cospirazionisti, quindi che cosa, insomma, non ci dobbiamo preoccupare, giusto? Anche il calice o coppa, qui c'è scritto del Santo Graal, è un simbolo del ventre e qui c'è scritto del consumo di sangue mestruale, oltre ad essere un simbolo della stirpe reale rettiliana. Qui è scritto così, ragazzi. Io chiedo ovviamente alle persone che credono e probabilmente sono religiose di non prendersela, perché questo è semplicemente un altro parere. E anche se vi può dare fastidio, potete sempre ignorarlo. Ma io so che comunque i miei video, se vengono guardati da persone che, almeno spero, riescono ad andare oltre il parere diverso di un'altra persona. Qui c'è scritto che il Santo Graal o coppa è appunto il simbolo di questo, un altro simbolo delle stirpi rettiliane, perché poi fondamentalmente Ike ci dice che anche la religione, la stessa religione, ok, è stata una creazione della stirpe rettiliana per intrappolarci in questa prigione, nella prigione della religione, come hanno fatto anche con altre prigioni. Vediamo la politica, vediamo il mondo accademico e tanto tanto altro, ok? Quindi sono delle prigioni, delle strutture in cui hanno intrappolato l'essere. Per quanto riguarda la religione, beh, c'è sempre questo sentimento tra coloro che dicono di credere, di essere religiosi, c'è sempre questo sentimento di servilismo. Io non valgo niente, io devo servire l'Altissimo, io così, io colì, io così, io colì, devo comportarmi in un determinato modo perché poi verrò giudicato, bla 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 bla. Io non sono credente, rispetto chi lo è, rispetto coloro che credono nelle religioni, ma io non sono religiosa, non sono credente, ho un mio parere personale e come io vi rispetto, voglio allo stesso modo essere rispettata. Quindi io non credo in tutto questo, penso che, cioè ragazzi, non è che penso che io sono entrata in tantissime chiese, posso dire in varie parti del mondo ormai, perché comunque ho viaggiato. E ogni volta che io entro in determinate chiese, a parte il pavimento a scacchiera classico della massoneria o comunque voglio dire, degli illuminati, se così possiamo dire in parole semplici, a parte i pavimenti, molto spesso, soprattutto nelle cattedrali, così mi saltano sempre all'occhio dei simboli che assolutamente non hanno niente a che fare con il bene, non hanno niente a che fare con la bontà. A volte mi è capitato proprio di vedere dei simboli letteralmente illuminati proprio nelle chiese. Quindi io credo che anche la chiesa come struttura sia stata un'invenzione di queste stirpi. I rettiliani, ci dice inoltre, e i loro incroci, cioè gli ibridi, bevono il sangue perché attraverso di esso assorbono, no, la forza vitale di una persona e perché esso è per loro indispensabile, abbiamo capito, per vivere in questa dimensione. Il satanismo si basa sulla manipolazione dell'energia e della coscienza. Questi rituali, decisamente morbosi, creano di conseguenza un campo energetico, una frequenza vibratoria che collega la coscienza dei partecipanti a questi rettiliani e ad altre coscienze del livello inferiore della quarta dimensione, perché Ike colloca questi rettiliani nella quarta dimensione. Noi ci troviamo nella terza, secondo alcuni loro si troverebbero nella quarta. Questo è il campo dimensionale, noto a molti come campo astrale inferiore, sintonizzato sulla frequenza di emozioni a bassa vibrazione, come la paura, il senso di colpa, l'odio e così via. Quando un rituale si focalizza su queste emozioni, come fanno nei rituali satanici, viene instaurata una potente connessione con il livello inferiore della quarta dimensione, cioè quello appunto dei rettiliani. Qui, inoltre, quando si parla di rituali, si parla anche di vortici ed atmosfera, perché questi rituali avvengono solitamente in corrispondenza di alcuni punti del vortice
terrestre, ok? Energetico più che terrestre. E così il terrore, l'orrore e l'odio da essi provocati affiorano dalla griglia di energia globale e influenzano il campo magnetico terrestre. Ecco perché determinati rituali vengono proprio organizzati, officiati in determinate date. Come per esempio la notte di Halloween, in determinate date e in determinati luoghi, perché in questi luoghi e in queste date c'è una maggiore concentrazione di energia negativa. Loro non fanno altro che aumentare questa energia negativa e poi vanno ad imbrigliare completamente in questa energia tutti gli individui che popolano questa terra. Ok, è tutta una tattica, anche quando si parla di Stone Age, per esempio, ci sono tantissime persone. Io non ho alcuna voglia di andare a visitare quel sito, onestamente, non ho alcuna voglia. Ci sono tanti luoghi nel mondo che voglio visitare e lo farò presto anche, ma onestamente, Stone Age proprio non mi suscita niente. Tra l'altro, ho letto anche varie testimonianze di persone che sono andate, per esempio, a visitare Stone Age, di persone che proprio nei pressi del sito si sono sentite male, hanno avuto la nausea, mal di testa e una strana sensazione negativa. E proprio per questo motivo, ragazzi, vi faccio questo esempio perché in antichità proprio lì a Stone Age venivano officiati questi riti, no? E poi a volte non ci dobbiamo nemmeno stupire se ci sono giornate in cui ci sentiamo particolarmente negativi, anche se nella nostra vita va tutto bene. Perché? Perché ci sentiamo così? Perché veniamo influenzati da questa griglia energetica terrestre, che magari non ci tocca tanto quanto un'altra persona, ma comunque ci tocca, no? Forme di pensiero di un tale livello di malvagità frenano la frequenza vibratoria e quindi condizionano cosa? Il pensiero e poi anche di conseguenza le emozioni umane. Andate in un luogo dove vengono celebrati rituali e avvertirete la malvagità e la paura nell'atmosfera. È palpabile, ragazzi. Ciò che chiamiamo atmosfera è il campo vibrazionale e l'influenza che su di esso ha il pensiero umano. Così parliamo di un'atmosfera felice, lieve o gioiosa, o al contrario, parliamo di un'atmosfera buia e tristemente comunque negativa. Mi stavo per strozzare. Più il campo terrestre è vicino dal punto di vista vibrazionale al livello inferiore della quarta dimensione, più potere i rettiliani detengono su questo mondo e su questo mondo e sui suoi abitanti. Perché loro fondamentalmente il fine ultimo è quello di trasformare un po' la società umana in una società arcontica, buia, cupa, un po' come quella che vediamo nei film futuristici e distopici, quando ci viene sempre raffigurata questo futuro. In cui, in cui vengono sempre inseriti questi colori, in cui si predilige il colore grigio, nero, capite, no? Una società spenta, oscura, appunto, una società arcontica, in cui il pensiero umano è costantemente manipolato da queste energie. E se devo fare proprio un paragone con il mondo, con quello che sta accadendo oggi nel mondo, devo dire che tantissime persone, ragazzi, si fanno influenzare da questi rettiliani o comunque dall'energia negativa che loro emanano. Sono tantissime le persone che purtroppo non hanno capito che ogni giorno qualcuno gioca col loro cervello e loro, anziché opporsi a questi giochi subdoli, che fanno? Ci cadono. Qui c'è anche scritto che, vabbè, questo ve l'ho letto, il satanismo non è solo una malattia, qui addirittura viene paragonata ad una malattia e ad una perversione, non è solo questo, anche se è anche questo. Dal punto di vista della confraternita, il satanismo esiste perché consente, tra le altre cose, il controllo, e fate attenzione, del campo magnetico terrestre. Il culto e il legame con i padroni rettiliani, il consumo della forza vitale delle vittime sacrificate, e il rifornimento di energia per i rettiliani che sembrano nutrirsi di emozioni umane, specialmente della paura. E ora fate 2 più 2 e comprenderete sicuramente il perché si vive tutti quanti in un mondo così idilliaco. Questi sacrifici sono letteralmente sacrifici agli dèi, gli dèi rettiliani, e avvengono ormai da migliaia di anni, ragazzi. Ma questo non serve nemmeno che stiamo lì a precisarlo. Phil Schneider, di lui vi parlerò sul secondo canale, quindi non voglio chissà quanto soffermarmi, farò qualche salto. Phil Schneider, colui che ha fatto dichiarazioni
sulla base dulce, su quello che lì avviene. Lui ha riferito all'autore e ricercatore Alex Christopher che quando i bambini raggiungevano un punto in cui non potevano più lavorare come schiavi nelle basi sotterranee, venivano dai rettiliani. Avete capito? Ecco perché vi dico di seguirmi, io non posso dire alcune cose, ve le faccio capire. Phil Schneider, oltre a raccontare le guerre di Dulce, quello che accade, i livelli sotterranei 6, il livello 7, eccetera, eccetera, ha anche riferito all'autore e ricercatore Alex Christopher che in queste basi, quando i pollicini raggiungono un determinato punto in cui non possono più lavorare, vengono dai rettiliani. Questi ultimi. I rettiliani preferiscono i pollicini piccoli, no? Perché non sono contaminati come gli adulti. Fondamentalmente il pollicino è praticamente puro. E i riti satanici generalmente avvengono di notte perché di notte dovete sapere che il campo magnetico è molto più stabile. Durante il giorno le particelle caricate elettricamente dal vento solare provocano delle turbolenze in quel campo e rendono quindi più difficile questa connessione interdimensionale. Essa, ecco perché la notte, no? Sempre l'oscurità, il fatto che loro si riuniscono di notte, che devono farlo di notte, c'è dietro ogni cosa una spiegazione. Essa è invece molto stabile durante le eclissi totali. Ed è allora che gli indigeni celebrano le loro più importanti cerimonie per contattare e mostrare altre entità ultradimensionali. Ora, volevo un attimo, giusto 2 minuti, soffermarmi qui quando si parla delle eclissi totali. Io non so se ne avete sentito parlare, ma quando c'è stata l'ultima eclissi che praticamente ha mandato in pappa il cervello di tantissime persone, si diceva che da lì sarebbe partito non so cosa, di lì avremmo vissuto dei giorni di buio. Ho anche registrato un video sul canale in cui ve ne parlavo, in cui mi mostravo appunto scettica, perché io fondamentalmente in tutti questi racconti presi alla lettera dalla gente, onestamente non credo. Bene, io avevo letto un articolo che se non sbaglio non avevo condiviso con voi. In questo articolo praticamente si parlava del fatto che proprio durante l'eclissi queste società segrete abbiano fatto determinate cose, proprio perché per loro, vedete, questi momenti sono molto importanti. Si parlava di gruppi segreti che si sono riuniti proprio per officiare questi riti, perché a quanto pare, appunto, vedete, il campo magnetico lì. Diciamo così, gli dà uno sprint in più. Non so se ne avete sentito parlare di questo, tra le tante altre cose che sarebbero dovute accadere e che puntualmente non accadono. Mi vengono sempre in mente delle persone quando si parla di questo, quando si parla di questo veramente finto e ridicolo allarmismo, persone che io stessa ho conosciuto che dicevano no, devi assolutamente andare via di lì, magari mi dicevano anche una data, accadrà qualcosa di assurdo, accadrà qualcosa di assurdo, di devastante, attenta, non attenta, poi arrivava la data, non accadeva niente. Perché ragazzi? Perché queste persone, oltre che soffrire di mania di protagonisco, di protagonismo, sono delle persone che non hanno un cavolo da fare nella loro vita, persone completamente negative, ma soprattutto bugiarde. Ok? Perché qui non si parla di bugie bianche, si parla proprio di bugie, cioè tu ti poni nei confronti degli altri come un salvatore che non sei, come una persona che ha una sfera cintamaniche in realtà non hai, quindi ok? Qui non so, mi vengono sempre in mente queste persone che credono di avere la risposta a tutto in tasca. Vabbè. Secondo alcuni ex satanisti, esistono uomini in politica che ingurgitano abitualmente estratto da queste vittime a causa dell'adrenalina che viene prodotta in quei frangenti. Sapete di che cosa sto parlando? Adeno. Mi è stato detto, scrive Icke, che questa abitudine è assai comune tra i satanisti e gli studiosi del fenomeno rettiliano, tra i satanisti, scusatemi, e gli studiosi del fenomeno rettiliano suggeriscono che questa è la sostanza a cui mirano anche i rettili. Tutto torna. Il tema del sacrificio umano e animale pervade tutta la storia, dal mondo antico fino ai giorni nostri. I rettiliani e i sacrifici umani sono estremamente, volevo dire strettamente legati. Gli scandinavi, qui vi fa appunto degli esempi, gli scandinavi seppellivano vivi i pollicini nel tentativo di fermare le pestilenze e di placare il grande dio del nord, Odino, e il tedesco Wodan o Woden. Capito cosa facevano? Ecco.
Gli Inca del Perù sacrificavano i pollicini e il sacrificio umano veniva praticato in Europa fin dai tempi antichi. Un rituale druidico consisteva nel seppellire un pollicino sotto le fondamenta di un nuovo edificio o di spruzzare su quel luogo il sangue di un pollicino. Non lo so perché. A me questo fa letteralmente schifo, ragazzi. Ritroviamo questi rituali in ogni, e ripeto, ogni parte del mondo. Basta informarsi e non parlare a vanvera senza sapere. Inoltre, nelle varie culture ancora, le storie di San Columba, Semiramide, perché non è altro che un rimando a Semiramide, narrano che questo eroe cristiano, se, disse ai suoi monaci che uno di loro doveva essere sepolto sotto le fondamenta di un nuovo monastero sull'isola scozzese di Iona. E con questo nome a che cosa ci si collega? Al sole. Per consacrare quell'area. Quindi, capite? Qui si parla di una storia in cui San Columba, questo eroe cristiano, disse ai suoi monaci che uno di loro doveva essere sepolto vivo sotto le fondamenta di questo edificio per consacrare quell'area. Si offrì volontario un certo San Oran che di conseguenza andrò dritto in paradiso. I resoconti dello storico romano Tacito rivelano che i druidi consideravano un dovere coprire i loro altari con il sangue dei prigionieri e che consultavano gli dei esaminando le viscere umane. Consultavano gli dei analizzando le viscere umane. Le stesse storie si ritrovano in Irlanda e anche in Scozia. Secondo il mito irlandese, l'Irlanda fu inizialmente popolata da un gruppo di dei avidi chiamati Formorians, che esigevano 2/3 dei pollicini nati ogni anno. I Fenici e i loro, tra virgolette, parenti cartaginesi sacrificavano esseri umani su larga scala e così facevano pure i Cananei. Quando Cartagine ha combattuto la guerra contro Roma, 200 nobili famiglie sacrificarono i loro figli a Baal, che viene molto spesso anche lui associato appunto al sole. Ma c'è un'altra caratteristica, no, tra tutte queste storie del mondo antico, il sacrificio del primogenito. Un altro aspetto ricorrente è il sacrificio del primogenito, spesso del primo maschio. Tra alcune tribù aborigene dell'Australia, la madre andava a levare di mezzo, diciamo così, e a mangiare il primogenito, assicurandosi così la capacità di procreare altri figli. Il sacrificio del primogenito animale o umano era abbastanza comune ed è anche menzionato nell'Antico Testamento. Il libro dei Re narra che Mascia, re di Moab, era così sconvolto dopo la sconfitta per mano degli Israeliti che sacrificò suo figlio maggiore ed erede. Ricordate che nella Genesi Dio, cioè gli dei, perché ormai è una cosa appurata, anche vari studiosi l'hanno detto, che nella Bibbia non si parla di Dio, ma di dei, Elohim, pluralità. Ricordate appunto che nella Genesi Dio insistette con Abramo affinché sacrificasse il suo primo figlio per mettere alla prova la sua fede e la sua obbedienza. E lo stesso rituale viene compiuto ancora oggi dai satanisti, le famiglie della confraternita e dalle loro propaggini comunque criminose, no? Che esistono fondamentalmente in tutto il mondo. Ora, gli adoratori del demonio, ragazzi, ecco, alcuni testi dell'antico Egitto rivelano molti tipi di sacrifici e torture destinati poi a diffondersi ovunque. Gli egizi sacrificavano uomini dai capelli rossi sulla tomba di Osiride perché il rosso era il colore associato a Set, la versione egizia di Satana. E quella dei capelli rossi è stata a lungo anche qui una disgrazia, no? Perché appunto una donna con i capelli rossi veniva collegata alla stregoneria, era una strega, era una pazza, venivano molto spesso condannate senza alcun motivo. Vabbè. Alcuni rituali rievocati oggi da persone che li hanno dolorosamente sperimentati sulla propria pelle rispecchiano quelli descritti dettagliatamente nel libro egizio dei morti e includono la pratica di conservare i cuori all'interno di un vaso. Sì, è una pratica che si fa ancora oggi, secondo le leggende. In Egitto i cuori venivano posti su una bilancia per essere soppesati e giudicati dalla dea Maat. Ecco il vero significato della donna con il sole a mo' di corona che tiene in mano la bilancia della giustizia, visibile, tra l'altro, su molti edifici forensi. Nel mondo antico i fakiri, i bramini dell'India e di altre scuole misteriche erano a conoscenza
di droghe, torture e magie che creavano allucinazioni. Gli adoratori del demonio di Bel, Baal, Nimrod e Canaan in Babilonia e in Fenicia erano dediti ai sacrifici umani, cannibalismo e infanticidi in nome di Moloch, una delle tante facce di Nimrod e di Baal, e tali sacrifici costituivano una parte fondamentale dei loro rituali religiosi. Ragazzi, il male ha tanti nomi, il male ha tanti volti. Se tu fai del male, sei il male, ok? Quindi che si parli di Satana, di Lucifero, di Baal, di Moloch, di, che ne so, Mefistofele, chi volete voi, si parla sempre comunque di male, ok? Quindi il male ha tanti volti. Ecco perché molto spesso uno viene associato all'altro e l'altro viene associato all'altro, perché comunque loro insieme compongono quello che è il male. Si diceva che Baal, signore o governatore, la più alta divinità dei Cananei e dei Fenici, fosse il dispensatore della vita, mentre Moloch ne era il distruttore. Entrambi volevano essere placati attraverso cosa? Attraverso i sacrifici. Baal o Moloch furono identificati con il dio romano, indovinatelo sotto nei commenti, Saturno! Saturno! Saturno è completamente collegato agli arconti. Saturno ha un'energia negativa e io vi ho parlato sul canale della matrice arcontica Saturno, Luna, Terra. È come se tutto partisse da Saturno, venisse poi ampliato dalla Luna e proiettato sulla Terra. Se non avete visto quei video, andateli a guardare, perché comunque io non starò a ripetere cose che ho già ripetuto milioni di volte. In un luogo vicino all'attuale Tunisi sono state ritrovate 6.000 urne contenenti resti carbonizzati di alcuni pollicini. Non bisogna dimenticarsi che questi rituali e questi culti sono gli stessi che i satanisti e la confraternita praticano ancora oggi, secondo i cospirazionisti e le leggende metropolitane. Ecco perché il 19 aprile 1993 i bambini di, questo è un evento sensibile, i bambini di Waco, Waco, ok, furono. Questo è troppo forte. Non posso leggerlo questo. Non posso leggerlo perché qua si parla di pollicini che furono bruciati vivi. Quindi non posso parlarne. No. Non posso parlarne se volete ancora la mia compagnia, non posso parlarne. Qui si parla anche di. Vi ricordate quando io vi ho parlato della scuola McMartin? Quel video non l'ha visto, non l'ha guardato quasi nessuno. Perché? Questa è la mentalità umana. A noi ci importa del gossip. Che fine ha fatto Kate? Kate è malata, mentre i bambini si ammalano ogni giorno, ma di loro non frega niente a nessuno. Questa è la mentalità umana. Gossip. Quello ha litigato con quello, oh cacchio, devo andare a guardare. Quando invece si parla di cose importanti, nessuno guarda. Questo descrive perfettamente la mentalità umana. E io sono fiera ed orgogliosa di non essere, ok? Fatta della stessa pasta. Comunque, qui non posso parlarvi di quello che viene scritto perché è qualcosa di estremamente forte, estremamente brutale, ok? Non posso, non posso. Ci sono anche delle dichiarazioni di una donna che ha lavorato praticamente, Vera Diamond, che ha praticamente lavorato per 20 anni, ha stretto contatto con le vittime di abusi e lei ha fatto delle dichiarazioni scioccanti, perché lei dice i pollicini dicono che la parola Satana è quella più usata in quegli ambienti, ma tra gli altri demoni figurano anche il Bafometto, Moloch e un altro demone di nome Horonzon, che sembrano in particolare legati al consumo di pollicini. E io vi volevo un attimo parlare di questo Coronzon, ora, perché Ike ne parla anche nel libro. Di questi eventi, uno di Oklahoma e l'altro Waco, non vi posso parlare. Mi dispiace, non vi posso parlare. Magari vi scriverò questo pezzo sul canale Telegram. Comunque, Coronzon è imparentato con Crono. Crono non è altro che la versione greca di chi? Di Nimrod, ok? Perché vedete, sono sempre gli stessi. Alla fine, negli testi antichi si parla sempre degli stessi. Cambiano nome, sì, ma sempre loro sono.
Coronzon è imparentato con Crono, che abbiamo visto è la versione greca di Nimrod. Secondo la leggenda greca, Crono ingoiava i suoi figli appena nascevano per paura che potessero appunto spodestarlo. Crono era il più potente tra i titani, nome greco che sta ad indicare gli incroci tra i rettiliani e le figlie degli uomini. Il mito greco si riferiva simbolicamente a loro come figli frutto dell'unione tra il cielo, cioè il cielo chi, gli extraterrestri, e la terra, cioè gli umani. Crono era padre di Zeus. Ecco perché Coronzon. Coronzon è imparentato a Crone, come se ci riferissimo a lui. Il mito greco, abbiamo già letto, Crono era il padre di Zeus, come spero sapete già. E quest'ultimo era sopravvissuto perché sua madre l'aveva sottratto di nascosto alla furia infanticida di suo marito. Zeus in seguito condusse una guerra vittoriosa contro i titani e poi governò come re degli dei su una dinastia che praticava abitualmente sacrifici di pollicini. Confrontando le diverse popolazioni, generazione dopo generazione, si troveranno sempre le stesse pratiche legate al sacrificio di pollicini. I cananei, ebrei, sacrificavano abitualmente esseri umani e animali, nonostante i mezzo busti di regime abbiano sempre cercato di negarlo. Oggi i satanisti che risiedono ai vertici della società, non soltanto ebraica, comunque, continuano a praticare gli stessi rituali mentre la massa del popolo ebraico sparsa in tutto il mondo non sospetta che ciò avvenga. Purtroppo questa è la triste realtà. E ancora, documenti risalenti all'ottavo e VII secolo avanti Cristo mostrano che gli israeliti bruciavano, aia, l'ho detto, vabbè, i loro pollici in fuochi sacrificali nella valle di Geninnon, appena fuori Gerusalemme. Durante questo sacrificio in onore di Moloch Baal, si diceva che i pollicini fossero passati sopra o passati attraverso il fuoco. Nel libro del Levitico troviamo il verso: tu non lascerai che il tuo seme passi attraverso il fuoco di Moloch. Il profeta Geremia dice che alcune persone brucia i loro pollici nel fuoco come se fossero offerte tributate proprio a Baal. E sempre nel libro di Geremia ci viene detto che essi hanno costruito la sommità di Tofet, cioè la valle di Hinnon, per ardere vivi i loro pollici e le loro pollicine. Anche John Milton scrisse di Moloch nel suo libro Il Paradiso Perduto. Lui scrive: queste sono proprio parole che potete trovare nel libro di Milton. Dapprima Moloch, orrendo re, sporco di sangue, di sacrifici umani e delle lacrime dei genitori. Ma a causa del forte rumore di tamburi e cembali, non si udì il pianto dei figli che attraversarono il fuoco verso il suo truce idolo. Il Vecchio Testamento pullula di riferimenti a sacrifici umani e animali. Gli stessi simboli legati al sacrificio di primogeniti o bambini si possono ritrovare in molti testi antichi. Anche la storia, vabbè, di questo non ne voglio parlare, lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché alcuni potrebbero stizzirsi. Comunque, tutto questo fa anche parte dei rituali di rigenerazione, perché loro, nel corso di questi rituali, nel momento in cui vanno a succhiare l'energia vitale, non solo vengono potenziati, ma anche rigenerati. I pollicini o le cosiddette giovani vergini vengono usati in questi riti sacrificali perché i satanisti e i loro padroni rettiliani vogliono impadronirsi di pura energia pre-adolescenziale per i loro scopi. Le stesse storie di rituali di rigenerazione sono state riferite da molti satanisti e da molte delle loro vittime. Il satanista anziano, talvolta un membro di alto livello della confraternita, si pone proprio al centro di un circolo che è formato da neonati o comunque piccoli pollicini. Man mano che questi vengono sacrificati, il rituale permette al satanista di assorbire la loro essenza vitale, la loro forza vitale e di rigenerare così di conseguenza il suo laido corpo. Qui si parla anche di Aleister Crowley, ma io ve ne ho già parlato, io ve ne ho già parlato di questo. Quindi non voglio stare qui comunque a ripetere. Qui Ike pone un quesito: vi risulta ancora difficile capire cosa succede ai molti milioni di pollicini che scompaiono ogni anno in tutto il mondo e di cui non si sa più nulla, senza contare tutti quelli che vengono allevati al solo scopo di essere sacrificati e di cui il pubblico non sa niente?
possiamo cominciare a renderci conto che le cifre annuali relative ai sacrifici rituali non sono per niente esagerate. Il satanismo, nella sua essenza, mira alla manipolazione e al furto dell'energia e quindi della coscienza di una persona. Nei tempi antichi questo processo si chiamava furto dell'anima. Può sembrare semplicemente una morbosa perversione, ma chi ha capito cosa c'è veramente dietro a questi rituali sa che ciò che conta davvero non è la cerimonia in se stessa, ma l'effetto che essa produce. Si tratta di un mezzo che serve a raggiungere uno scopo, cioè il furto o la manipolazione dell'energia. Il sesso anche è un elemento fondamentale dei riti, perché nel momento dell'orgasmo si ha un'esplosione di energia che viene poi catturata ed assorbita dai satanisti e dai rettiliani. L'attività sessuale ispirata dall'amore è sintonizzata comunque su una vibrazione assai superiore, a cui i rettiliani non hanno accesso. Il sesso invece che viene praticato durante un rito o un sacrificio libera invece l'energia dell'orgasmo ad una frequenza molto bassa, ad una frequenza che ha l'unico scopo praticamente di generare, no, quell'energia negativa. Quindi è praticamente sintonizzata sull'energia rettiliana, diciamo così, l'essenza rettiliana. Ora volevo condividere con voi le ultime, diciamo così, informazioni. Gli scettici che si chiedono come è possibile che questo diffuso satanismo, queste molestie e questi omicidi possano essere occultati, devono tenere presente il tipo di persone che sono coinvolte in questi circoli. È ovvio che se in questo circolo è coinvolto un alto rappresentante dello Stato non verrà mai fuori perché c'ha i soldini e i soldini comprano tutto, comprano tutti, comprano qualsiasi cosa. Non so se voi conoscete David Berkowitz. David Berkowitz, ragazzi, è praticamente un noto serial killer di New York, che praticamente oggi è noto come figlio di Sam. Lui ha scritto di far parte di un gruppo, aveva scritto comunque, questo è sempre quello che è accaduto anni fa. Lui ha scritto di far parte di un gruppo satanico che aveva orchestrato omicidi. In alcune lettere che lui ha spedito ad un sacerdote, Berkowitz ha confessato. E ha confessato proprio questo. Ascoltate, questo gruppo praticava, lui, Berkowitz, in queste lettere parla del gruppo di cui lui faceva parte. Questo gruppo praticava vari riti satanici, alcuni dei quali si basavano sugli insegnamenti di Crowley. Esso praticava atti decisamente sanguinosi. Le dottrine della congrega sono un misto di antico druidismo, insegnamenti dell'ordine segreto dell'Alba Aurea, magia nera e una lunga serie di altre pratiche illegali e disgustose. I satanisti, quelli veri, sono persone particolari. Non sono contadini ignoranti o semianalfabeti. Al contrario, tra le loro fila figurano medici, avvocati, uomini d'affari e cittadini fondamentalmente assai responsabili. Non si tratta di un gruppo di sconsiderati, inclini a commettere errori. Essi sono invece reticenti e uniti da un comune bisogno e desiderio di seminare distruzione in tutta la società. Fu Crowley che disse: "Voglio l'impietà, l'omicidio, lo stupro, la rivoluzione e tutto ciò che sia malvagio." Il satanismo, ci dice poi Icke, è stato creato dai rettiliani, che quasi potremmo identificare in questi angeli caduti. Ed è interessante il fatto che anch'essi, stando ad un resoconto risalente a 1000 anni fa, avessero un figlio di Sam. Il poeta arabo Firdowsi completò nel 1010 d.C. la sua leggendaria storia dell'Iran, un'opera chiamata Shahnameh, o Libro dei Re. Egli scrive di un re chiamato Sam che sposò una bellissima donna che partorì un figlio dall'aspetto ultraterreno. La descrizione dei tratti somatici del bambino ricalca quella dei bambini nati dall'incrocio tra i guardiani e le donne umane. Egli infatti era molto grande, aveva la pelle bianca e i capelli come la neve. Il suo nome era Zal, un bambino Nefilim, un guardiano rettiliano, un ibrido umano. E Zal era il figlio di Sam. Nel 1969 Charles Manson e la sua famiglia satanica, conoscerete sicuramente Charles Manson, il più famoso serial killer, uccisero 9 persone, compresa l'attrice Sharon Tate. Manson operò in California durante il periodo dei cosiddetti figli dei fiori, quando in città come San Francisco emerse un grande gruppo denominato il Processo. Il Processo, questo gruppo, era nato in Gran Bretagna e poi aveva fondato delle filiali in California e a New York.
Questo gruppo esaltava persino la figura di Hitler e venerava una trinità composta da Geova, Lucifero e Satana. Un altro serial killer di nome Henry Lee Lucas, a cui si attribuisce l'omicidio di 360 persone, compresa sua madre, ha dichiarato di far parte del gruppo satanico chiamato Mano della Morte. Egli ha dichiarato che l'omicidio rientrava nella cerimonia di iniziazione a questa setta e ha ammesso di aver bevuto il sangue di alcune delle sue vittime. Quindi tu, per entrare in questo gruppo chiamato Mano della Morte, dovevi necessariamente bere il sangue. La mano della morte, ha inoltre aggiunto, è stata coinvolta nel traffico di droghe e nel rapimento di pollicini destinati alla schiavitù o al sacrificio. Lucas ha anche confessato che dopo aver ucciso questi pollicini, il gruppo beveva il loro, sapete cosa, e si cibava di alcune parti del loro corpo. In Messico e in Arizona sono stati rinvenuti dei corpi mutilati che sembrerebbero confermare questa versione. Richard Ramirez, ancora, vedete, un altro serial killer noto come cacciatore in agguato, lui ha confessato di aver ucciso 13 vittime nel nome di Satana. Infatti, non so se conoscete la storia di Richard Ramirez, lui ogni volta che torturava una vittima, poi era solito sempre lasciare dei simboli satanici dietro il suo passaggio. Pentacoli rovesciati, classici simboli di Satana, appunto, sono stati trovati dipinti con lo spray nelle case di parecchie delle sue vittime e lui stesso ha inciso un pentacolo sulla coscia di una donna anziana. Io dedico ancora una volta questo video a tutti coloro che dormono sugli allori, a tutti coloro che non credono che tutto questo avvenga nella società o possa accadere in una società idilliaca, buona, pura come la nostra. Sono stati gli stessi serial killer a confessare tutto quello che accade in determinati ambienti. E che cosa mi dite voi? Non lo so. Io vi ho voluto leggere questa parte perché appunto mi dispiace per le persone che non lo possono fare. Ovviamente qui, ragazzi, ci sono tante altre cose interessanti, come per esempio questo capitolo. L'ho aperto e guarda caso, ho aperto il libro, guarda caso, proprio su questo capitolo, che parla del controllo mentale basato sul trauma. Io non credo alle coincidenze, io voglio parlarvi di questa tematica. Guarda caso, ho aperto il libro proprio su questo. Qualcuno lì nell'universo sta cercando di comunicarmi qualcosa e forse mi sta dicendo: Sara, sì, sei sulla strada giusta, la prossima volta parla di questa tematica. E lo farò, lo farò, lo farò perché io ho deciso da quando ho avuto questa... Come la dobbiamo chiamare? Dai. Come la chiamiamo? Illuminazione? Percorso di autoconsapevolezza individuale? Io non accetto tutto quello che accade. Io non accetto la violenza sui bambini. Io non lo accetto. Questo sistema mi causa prurito e mi fa schifo, capite? Vomitare. E mi fanno anche vomitare le persone che si girano dall'altra parte perché tanto tutto questo non sta accadendo ai loro figli. Ancora una volta, vergognatevi. Vergognatevi perché nel momento in cui si prende consapevolezza di essere in un mondo del genere, non si può non fare niente. E parlarne, avere la faccia, metterci la faccia nel dire queste parole è il minimo che si possa fare. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste balle che vi ho letto oggi. Io vi auguro un buon proseguimento e dovrei dirlo all'inizio del video, ma mi dimentico sempre, questo per farvi capire, sì, quanto mi interessano queste cose. Venitemi a trovare sul secondo canale se vi interessa il mistero, il paranormale, ufologia, alieni, insomma, curiosità dal mondo, teorie del complotto, perché ogni settimana, quasi ogni giorno, pubblico video sul secondo canale. Quindi se vi interessa, se volete prendere un attimino anche un respiro di sollievo e non stare sempre lì a focalizzarvi sulle solite tematiche, io sarò ben contenta di darvi il benvenuto anche sul secondo canale. Il link lo trovate giù nella info. Un bacione, un abbraccio, tenetevi forti e fatemi sempre sapere come state. Alla prossima!